Ragazzi, buongiorno! Quello che avete sentito cadere è il cellulare di Omar. La piccolina lì sta aspettando il papà in bagno. Tradotto, questo urlo significa muoviti. Ciao a tu, e lascia stare il tiragraffi. Guarda di nuovo. Angelica? Brava, brava, no, non si tocca il tiragraffi. Cosa brava? Niente brava. No! Adesso ti do le botte, eh? No, non si fa. No. No, assolutamente. No, non sei brava, sei cattiva. No, vai a farti un giro. Guarda qua il telefono. Niente, devo fare la sentinella qua perché con il tiragraffi non c'è niente da fare. Adesso gira proprio, lo gira. Sta andando a zonzo col girello, ha fatto saltare un paio di caviglie, è arrivata a staccare i pomelli, sta tentando di staccare, per fortuna non si staccano, i pomelli dei comodini in camera da letto. Fammi vedere queste manine. Ah, pensavo avessi ancora la cordicella del tiragraffi. Cosa stai facendo? Fallo vedere a tutti che sei tremenda oggi, eh? Fallo vedere a tutti che sei una bimba tremenda. Allora, stanotte di nuovo non abbiamo dormito nulla, quindi, allora, a parte il fatto che la camera da letto è ancora un disastro, adesso vado a sistemarla prima di uscire. Quindi praticamente, in tante mi avete consigliato, sulla base della vostra esperienza personale e sulla base di quello che vi ha detto il vostro pediatra, di aggiungere, iniziare così, aggiungere metà acqua e metà latte vaccino, quindi il latte che beviamo noi adulti, poi man mano andare a scalare la quantità d'acqua per poi darle solo più il latte. Dunque, la bimba ha 10 mesi, io ho chiesto al pediatra mi ha detto che sarebbe preferibile arrivare almeno all'anno di età con appunto il latte specifico, però comunque grandicella, non è che ha 3 mesi. Quindi ha detto, se riusciamo per il momento a cavarcela con il suo latte, lei prende l'umana 2, va bene così, altrimenti ha detto appunto di iniziare a provare con il latte vaccino. È una settimana che stiamo tentando di provare con il latte, anche perché tra l'altro lei comunque mangia, le pappe sue le mangia, le pappe nostre le mangia, perché mangia il suo, ehi, non toccare lì, mangia il suo e poi appunto quando noi ci mettiamo a tavola le vuole mangiare anche il nostro, quindi qualcosa spizzica. E proprio, non so, probabilmente durante la notte le viene più fame, non riesco a capire. Quindi, e quindi appunto mi sa che da questa notte inizieremo così, a darle un pochino di latte. Tanto comunque lei il latte lo beve già in un certo senso, perché al mattino quando andiamo al bar beve la schiumetta e ovviamente quella è fatta di latte nostro, latte normale, non latte per i neonati. E quindi appunto proveremo questa, inizieremo questa nuova avventura. I plasmon sono ancora lì, non ne vuole proprio sapere di mangiarseli, proprio... Prima li odiava nel latte, adesso proprio non se li mangia neanche così, con tipo a mo' di biscottino secco in mano. E quindi niente, se li mangia Omar, lui è contento di questo. Allora, adesso ci stiamo preparando per uscire. Lei sta smontando tutto, comunque, perché andiamo a comprare il regalo, perché domani ci sarà la festa di compleanno della cuginetta, la cuginetta più grande, una delle cuginette più grandi di Angelica. E quindi appunto andiamo a prendere il regalo questa mattina. La ballerina sta arrivando col passo leggiadro. Sei stata brava? No. Sì? È stata monellissima. Magari sono bello anche in pigiama. Lasciamo però perdere questo obbrobrio. Bene, vado a sistemare la camera, ci vediamo dopo. Cosa stai facendo? No, 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 non si toglie il cappello. Hai capito? Dobbiamo ancora uscire. Yeah. Andiamo, andiamo. Ciao Angelica. Ciao. Angelica. Ciao. Mi abbiamo impegnato a vedersi. Ehi. Ciao. 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 No. Omar, se l'è tolto. Pensavo che era caduto. Mettitelo subito. Mettiti il cappellino.
Mettiglielo. Ma come faccio con una mano? Mettiti subito il cappellino. È tremendo. Adesso iniziamo. Ciao mamma. Ciao, sì, ciao. C'è il cappello storto, chissà come mai. Ciao, fai vedere come fai ciao. Ehi, ciao. Ciao, ciao. È inutile che guardi verso casa di nonna. È inutile. Oh, almeno ci vediamo. Siamo diventati grandi. Abbiamo girato il seggiolino perché ovviamente non ci stava più con i piedini. Come l'hai vestita, papà? Come ti ha vestito questo papà? No, adesso per me è chiuso. Adesso ci penso io, va. Povera la mia creaturina. Vabbè. Vabbè, dai, non importa, non guardiamo che è meglio. È vero, amore, alla fine però l'hai vinta tu, ti sei tolto il cappello. Vabbè, ma tanto siamo in macchina. Comunque abbiamo girato. È stata un'impresa titanica perché è sempre un casino. Non ti arrabbiare, dai, che adesso andiamo. Stiamo aspettando nonna. Adesso arriva la tua nonna, dai. Sei un po' buona. Buonina, andiamo. Comunque le piace tanto. Perché fa delle grandi risate. È vero. Ciao. Poi c'è la sua nonna, quindi. Ciao, amore mio. È più bello, di qua. Vedi tutti. Wow. Perché? Perché hai tolto il cappello? Guarda che save. Sono entrati, dai. Se ti ammali ti do anche il resto, hai capito? Era una vita che sognavo di dire questa frase. Almeno tirati su questo. Mamma mia, quanto è tremenda. Puoi smettere. Angelica. Suor Monella. Lascia stare tua nonna. Basta importunare la nonna. Ciao Monella. Immersa nel prosciutto. Ha acchiappato la nonna. Ha acchiappato la nonna. Lasciami. Non è tua nonna, è mia. È mia nonna. Vado via, ciao. Vado via, ciao. Cosa ridi? Dai, lasciami. E lasciami. Mangia, mangia tutto, mangia tutto. Ciao, vado via io. Va bene, aiuto, mi morde. Basta, dai, che nonna deve andare. A posto sotto il tavolo, c'è tutto. Ecco il momento del cambio pannolino di Angelica. Oh, mamma mia, se sei tremenda. Sei proprio tremenda. Dai, giriamoci. 1, 2, 3, via. Allora ragazzi, siamo arrivati a casa
e vi faccio vedere quello che abbiamo preso stamattina. Veramente proprio tre cose, nel vero senso della parola. Allora, da Media World siamo andati a fare un giretto per guardare i frigo. Ne abbiamo trovato uno bellissimo di cui poi dopo vi racconto. E praticamente c'erano queste cialde capsule, non so come si chiamano, comunque del Dolce Gusto in offerta. Noi prendiamo il cortado, quello che a me piace tantissimo. Ho provato a bere anche altri tipi di caffè, ma per me il cortado il migliore, e ce ne sono 60 all'interno e praticamente è costato circa 17 euro, però comunque è un formato convenienza rispetto al classico pacco che si compra in giro nei supermercati, e così appunto l'abbiamo preso perché queste le avevamo completamente terminate. E poi appunto per nostra nipote abbiamo preso questo zainetto carinissimo, la ragazzina, quindi diciamo che è una giusta via di mezzo tra, diciamo, un po' l'età adulta, ma il fatto che comunque trattandosi ancora di una ragazzina si rimane ancora un po' nel mondo Disney, infatti appunto della Disney, ed è di Minnie e Topolino. Questo l'abbiamo preso da Primark ed è veramente molto carino perché praticamente è trapuntato, poi ha questa parte di sotto, questa tasca di sotto con la cerniera. Vediamo un attimo perché devo un attimino capire. Siamo andati, iniziava a esserci un pochino di gente, per fortuna siamo arrivati presto, quindi siamo riusciti a girare abbastanza bene, ma io sono andata diretta perché avevo già in mente cosa prendere. Aspettate un secondo. Scusate, ma mi stavano telefonando, ovviamente ho dovuto interrompere il tutto. Comunque, non mi ricordo più. Ah, sì, ne volevamo prendere inizialmente un altro, però era troppo chiaro ed era in tessuto, magari quello tende a sporcarsi un pochino di più. Questo invece è praticamente, diciamo, plastificato, quindi non rischia di rompersi. E comunque la particolarità è che ha anche questo borsellino rispetto all'altro che non lo aveva. Questo ce l'ha in più da poter tenere all'interno magari le cuffiette dell'iPod. Anche questo comunque ha la targhettina con la scritta Disney, e dietro è fatto così, classico zainetto, però era quello più carino che secondo noi si addice di più al suo gusto. E poi ieri ho visto un reel su Instagram, che sarebbe un video, di Chiara Facchetti, che praticamente faceva vedere che andava da Primark e mostrava i dupe, credo che si dica così, dei prodotti di marca, ovvero praticamente faceva vedere i sostituti venduti da Primark sia nell'ambito del beauty che anche dei profumi, che appunto riguardavano i prodotti di marca. Io ho sempre acquistato il fondotint Estée Lauder, adesso da un bel po' di tempo che non lo acquisto più perché comunque costa parecchio. Quando lo compravo io costava 39 euro anni fa, adesso mi pare che abbia raggiunto 45-48 euro, quindi non ha senso per me spendere così tanto. Lei faceva vedere che appunto un valido sostituto dell'Estée Lauder è questo qui, che è costato solamente 6 euro. Adesso lo proverò poi e vi farò sapere. Praticamente è il My Perfect Color, è matte, e vediamo un po', conoscendo appunto l'effetto dell'Estée Lauder, che comunque è un fondotinta molto valido, vediamo se questo potrà andarlo a sostituire, cioè se così fosse sarebbe veramente fantastico. Ho i miei dubbi a riguardo, perché è veramente impossibile che un prodotto da 6 euro possa sostituirne da uno che costa sui 50 quasi, però vi farò sapere. Adesso poi domani mattina lo provo. Era disponibile in diverse colorazioni ovviamente, io ho preso la numero 7 beige, che è quello che utilizzavo appunto quando utilizzavo l'Estée Lauder. È un formato piccolino perché ce ne sono 30 ml all'interno, ma alla fine è 6 euro. Potete capire, cioè non è che si può pretendere più di tanto. Comunque vediamo, vi terrò aggiornate. Niente, adesso finalmente vado a farmi il mio amato caffè. Comunque, mi stavo dimenticando perché appunto ho ricevuto la chiamata e mi è passato di mente. Per ritornare allo zainetto, mi sa che questa parte di sotto in realtà è una tasca finta, nel senso che non si apre, non so se riuscite a vedere, perché è fatta in questo modo. E praticamente la cerniera non si apre, quindi mi sa che è più che altro una questione di estetica dello zainetto, perché proprio ha una sorta di blocco, non so se si riesce a vedere bene, e quindi la cerniera non scorre all'indietro. Volevo mostrarvi com'è finita la merenda di Angelica.
La sta facendo il papà. Ma se non la vuole. Ma perché devi fregare la merenda alla bambina? Guarda lì con la bocca aperta. Hai mangiato tutta la merenda? Ciao amore, chiudi la bocca che entrano le mosche. Cosa stai facendo? Seguendo papà che è andato in bagno? Papà passa la sua vita in bagno. Ciao papà, ciao, addio. Ciao, ciao papà. Ciao, ti saluta perché sappiamo che passerai le ore in bagno. Ciao. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Amore mio, è un po' pazzo però. Cosa c'è? Forse vuoi che smetto di cantare. E ci siamo persi di papà. Papà poverino. Dov'è l'altro pezzo di girello? Scusami, tu che stai smontando tutto. Ciao, chi saluti? Ah, stai salutando Lisina sulla sedia? Perché? Ecco. Cucù! Cominciamo. Andiamo avanti 3 ore così adesso. È sparita Angelica! Eccola! È ritornata! Dov'è Angelica? Angelica! Eccola! Ciao! Amor, muoviti! Angelica! Eccola! Ho imparato questo gioco. Angelica! Dov'è Angelica? Angelica, dove sei? Eccola! Che bello! Non ho mai fatto un gioco più bello in tutta la mia vita. Comunque non è per qualcosa, ma io la solitudine proprio non so che cosa sia. Vero? Cosa sta facendo ancora? Cosa fa Lisa? Cosa fa Lisa? Sta facendo la pasta e chiacchiera. Volevo stare 5 minuti da sola, ma non mi sembra che sia possibile. Le mie due cozze. Sì, siete due cozze. Cosa stai facendo? Diciamo a tutti che siamo usciti perché Angelica era monella. Siamo usciti dalla disperazione. È vero. Ho capito tutto. Siamo al supermercato. Io mi sono allontanata 5 secondi e lui cosa sta facendo? Mi sta chiamando. Guarda che roba. Agonia. È mio marito, per chi se lo stesse chiedendo. L'effetto di stare insieme al papà. È appassita. Perché sei appassita, Angelica? Non ti sopportiamo più. No, sei tu. Oh, guarda. L'allegria di Angelica col papà. Vedi Omar l'effetto che fai, questo effetto fai, guarda, è appassita la bambina. Guardate, mamma sta conducendo il carrello e la bimba è di nuovo su con la testa, vero? Chiacchiera anche, è di nuovo piena di vita, è rifiorita. Omar, stai facendo le pernacchie, mi stai sputando tutto sopra la mano, lo vuoi smettere? Vabbè, perché fa parte dello scopo. Basta, Omar. Amore, basta pernacchie, ti va giù la pressione. Guarda, non è come te. Cioè, a me succede quando faccio per un po' per giocare con lei, poi svengo. Amore, sì, brava. Due, tre, dai!
Lascia! Dai. È rimasto attaccato al carrello! Dai che fa freddo! Ti lascio qua! Ti lascio qua! Mi sa che dovremmo comprarle un carrello, Omar. Non si stacca più! Io vorrei andare a casa a mangiare comunque. No, no, a casa, in macchina a mangiare. Dai, piccoletta, sganciati. Sì, sì. Fregata. Questa cosa che tu stai facendo non si fa, amore mio, no. No, 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 papà, dacci una mano. Papà, papà, papà. Oh, mio Dio. Guarda, stasera sta combinando una peggio dell'altra. Volevo darle un bacino e mi ha tirato tutti i capelli. Guarda, 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 non si tirano i capelli di mamma, amore. Amore, no. Amore, non si allungano così, no. Si fanno crescere col tempo. Andiamo a preparare la pappa, vieni. Vieni con mamma che ti devo controllare che stasera sei pestifera. Più del solito. Tuo padre naturalmente è in bagno perché lui passa la vita in bagno. Guardate, Omar ha cambiato un pannolino. Comunque la bambina tutta la vellutata sulla fronte. Ma se non si fa pulire. Ah, non si fa pulire. Cosa stai facendo con quel culettino, tu? Balli. Guardate, se ti lascio con tuo padre da sola. Comunque, mi ha appena detto che devo guardare un attimo la bambina perché indovinate dove deve andare. Ma se, allora, se anche si manda che entro in bagno, il suo commento. Io sono una madre single. E la prendo e vengo. Sono una madre single, passa la vita in bagno. Non so se ha la colite, che cos'hai. Dobbiamo fare una visita, Omar. Cioè, questo passa la sua vita in bagno. Ma dai. Cioè, io sono una madre single perché... va bene, sono contento per te. Perché tutto da sola devo fare. Ma si vede come, guarda. Ma come la stai vestendo sta bambina? È tutta storta. Guarda. È venuto un lividino. Mi hai dato un calcio nel naso. Ma lei vuole pulire? Cosa sta arrivando? Aiuto. Aiuto, sta arrivando. Ma... amore, ma chiudi quella bocca, non sei un uccellino? Aiuto, mi ha acchiappato! Mi ha acchiappato! Ma cosa vuoi con questa faccetta piccola? Perché sta venendo da me? Allora, la piccolina è stata vestita. Questa qui, questa faccina qui. Adesso mettiamo la cremina idratante senza urlare, che lei la odia tantissimo. E niente, dalla madre single è ma tutto. Ma smetti, dal padre single. Allora, ho dato la merenda ad Angelica e mi sono ritrovata dentro il lavandino il barattolino della merenda, che in realtà poi si è mangiato lui, dentro il lavandino, non ce la faceva ad arrivare al bidone dell'immondizia. Avete presente, in casa? Avete presente nei film quando praticamente sparano al personaggio e quello si trascina e poi muore senza arrivare? Ma perché abbiamo il bidone? No, al bidone non ce l'abbiamo l'immondizia, infatti la buttiamo tutta in giro. Lui è così, si comporta in questo modo. Poi cambia il pannolino alla bimba e mi ritrovo il pannolino sopra il comò perché anche lì non ce la fa ad arrivare al bidone. E poi che tu? Altro ha fatto oggi? Ah, aspetta! Bravo amore, rubaglielo. E poi che altro ha fatto? L'ha fatte tante, talmente tante che neanche me le ricordo. Ti sopporto! Più. No, sono io che ti sopporto. Va bene. Se n'è andata la piccoletta. No, che brutta bruscolina. Vi mandiamo un bacio grande e ci vediamo presto con un nuovo video. Va bene, ok, ciao. Ha ha ha.